Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, anche se Giordano questa mattina non c'è, sono sola in casa perché lui è andato a farsi una visita agli occhi, è andato a Roma. Io non sono andata con lui per il semplice fatto che ero, diciamo, inutile, perché per andare non c'era nessun problema, avrebbe guidato lui fino a Roma. Per ritornare, se gli avessero fatto un qualcosa agli occhi, ovviamente lui non poteva guidare e io sarei stata inutile perché non porto la macchina da Roma a Civitecchia o viceversa, cioè non sono capace, non l'ho mai fatto, perciò c'è andato con il papà. Non so se lui sta riprendendo qualche cosa, però intanto il buongiorno ve lo do io. Questa mattina mi sono allenata, infatti non ce la faccio più, mi sono fatta una doccetta, una maschera al viso come avete visto, e adesso è mezzogiorno e 44 e io comincio, non dico avere fame perché non ho fame, però qualcosa devo mangiare perché poi più tardi mi verrà fame e so che mi attaccherò alle zozzerie, perciò anche se non ho fame mangerò sempre qualcosa di leggero perché non voglio stare a stomaco vuoto. Ho optato per crema spalmabile, salmone, mi ci faccio 2-3 gallette, un'altra me la faccio con petto di tacchino, che ne è rimasto solo una fetta, anziché buttarla prima che diventa dura la mangio. Olle, eccole qua. Mi fa strano pranzare da sola, però sicuramente oggi gli andrà meglio a Giordano, perché Giordano, essendo fuori per pranzo, si mangerà sicuramente il Mac e mi tocca il polistirolo. Aspettate che prendo una tovaglietta. Nel frattempo sto aspettando il corriere perché ho fatto un ordine, mi sono comprata burro d'arachidi e una crema alla nocciola proteica per fare colazione la mattina o semplicemente lo spuntino del pomeriggio per non attaccarmi ai merendini. O semplicemente alla Nutella. Ci sto aspettando questo pacco, dovrebbe arrivare indicativamente dall'una alle 3 del pomeriggio. Non vedo l'ora di provare il burro d'arachidi. Buono. Ci metto del salmone. E buon appetito! Buono! Veramente buono! È il salmone, raga! Dove mettete? È buonissimo! Anche se devo dire che a me dopo un pochettino stomica. Non lo reggo. Di fuori c'è un tempo bruttissimo. E poi non è finita qua. Oggi è andato a Roma. Poi ho sta visita agli occhi. E domani devo andare a Viterbo per un'altra questione. Ma lì ci andrò anche io. Non so, magari anche domani li portiamo con noi. Stamattina ho fatto i glutei, raga, mi tremano le gambe. Ho perso 1,5 kg, no, quasi 2 chiletti in 2 settimane. Sono troppo contenta perché sto vedendo comunque dei risultati e sto vedendo come si sta modellando il corpo. Soddisfatta, sono molto soddisfatta. Era da un bel po' che non mi muovevo. Da quando non vado più in palestra, perché prima, un annetto fa,
L'estate scorsa, sì. Andavo in palestra, avevo la personal trainer. Però dico la verità, raga. Io tutti questi risultati, come li sto vedendo adesso, facendo gli esercizi mirati a casa, con un'alimentazione sana, non l'ho vista in palestra con la personal trainer. Madonna, quanto è buono! Gallette di riso, crema spalmabile e salmone. Sta accoppiata non l'avevo mai fatta. Anche perché per me era impensabile mangiare le gallette di riso prima. Buono. Ne faccio un altro. Mi auguro con tutto il cuore che oggi Giordano riesca a sistemare l'occhio. Praticamente, quando ha fatto? Quest'estate? L'estate scorsa? Eh sì, prima del Covid Giordano fece delle punture dentro l'occhio perché non vedeva bene. Fatta quelle punture, diciamo che ha cominciato a vedere bene. Cioè prima diceva lui che vedeva tutto storto, tutte cose a punta, così. Fatti queste punture gli è passato, diciamo, tutto. Però adesso gli è rimasta che ha dei filamenti lunghi. Ci avete presente, soprattutto noi quando facciamo così e c'è sta quel mucchettino, però noi ce l'abbiamo normale e poco. Mentre lui fa proprio dei filamenti e questa cosa non è normale. E oggi è andata a risolvere quel problema lì e mi auguro veramente con tutto il cuore che oggi sistema del tutto definitivamente, perché mi fa tenerezza sempre con le mani dentro agli occhi e non fa bene. Però quella cosa fa sì che lui vede tutto sfocato quando si crea. Perciò mi auguro che oggi sistema, ma mi auguro anche domani che sistema delle cose, che anche quello è molto importante. Comunque poi vi diremo tutto a tempo debito. Niente raga, io continuo a mangiare, ci vediamo dopo quando mi arriverà quel pacco che lo apriamo insieme e vediamo com'è sto burro d'arachidi, perché mia sorella l'ha comprato e a lei non piace, ha comprato quello e ha comprato la crema di pistacchio e mi ha detto proprio che a lei non piace, anche se io il burro d'arachidi l'ho preso di un marchio diverso. Comunque speriamo che mi piaccia, anche perché l'ho preso un chilo, dopo me lo do qua. Allora, eccoci qua, pacco arrivato. Mi vedete per terra perché non voglio poggiare il pacco in nessuna superficie. Mazza, per due creme spalmabili, comunque, scatolone bello grosso. Ok. Apriamo. Praticamente lo scatolone è grosso così per queste. Mazza, che so con queste cose? Ma c'è più di una cosa, raga. Allora, va bene. Apriamo. Apriamo intanto questo, che è quello che so per certo che ho ordinato. È il più grosso e pesante, di un chilo. È il burro d'arachidi. Vediamo un po'. Qui è chiuso. Praticamente si tratta di questo. Mamma mia, che odore che fa. Guardate, raga. Eccolo qua. Comunque, dopo andiamo di là ad assaggiarlo. Adesso, vediamo cos'è questo. Nemmeno a farla apposta, ho pescato direttamente quello che ho ordinato. Ho ordinato anche questa. Sentiamo un po' l'odore. Ma comunque dopo le andiamo a assaggiare, eh. Ci sono altre due cosette che io non ho ordinato. Vediamo un po'. Ma no, vabbè. Cioè, a me hanno regalato... Cos'è questo? High proteina, cocco e cioccolata, budino. Ragazzi, mi hanno dato un budino. E un altro budino al cioccolato e cocco. Almeno so come fare merendina. Comunque, li posizioniamo tutto qua. Vabbè, allora, andiamo in cucina e assaggiamo. Allora, eccomi qua, mi sono spostata in cucina, mi sono lavata benissimo le mani, ho disinfettato tutto quanto e adesso andiamo a fare questo assaggio. Io mi auguro veramente che mi piaccia perché, raga, guardate quanto è grosso. Anche perché poi sto in difficoltà comunque il pomeriggio a fare merenda, perché purtroppo io ho da fare merenda con qualcosa che sta di dolce. L'odore è micidiale. Guardate qua. Bello,
La consistenza è bellissima. Comunque, andiamo ad assaggiare. Madonna, raga. Buono perché è buonissimo, ma è pastoso, cioè è proprio pastoso. Super buonissimo. Mazza buono. Però madonna. Ti sei impasta tutta la bocca. E da sto tappo che fa i capricci, metti di giù. Vabbè. Comunque si può fare. Aspettate, mi lavo le mani. Ok, adesso andiamo a provare questa. Ecco qua. Allora, questa invece come si presenta? Molto densa, qui ovviamente avrà rilasciato le sue sostanze la nocciola, infatti c'è da mescolarlo un po'. Comunque sembra tipo Nutella. Questo ho paura assaggiarlo perché magari ho aspettative alte, perché cioccolata. Proviamo. Si può fare, si può fare. Certo, non era come me l'aspettavo, perché magari a vederla di sto colore ti ricorda la Nutella o la cioccolata in generale, però Vabbè, comunque raga, le aspettative sono quelle che so, perché alla fine è roba proteica senza zuccheri. Il sapore ci può stare, dai, ci può stare. Vabbè, magari raga, mangiate così, hanno un sapore, magari fatte su fette biscottate, sul pan carré o su quello che farò più tardi, vi farò vedere quello che farò. Però per fare merenda mi ero anche presa questa cioccolata qui, ma è buonissima. Questa qui un pezzettino, 20 grammi il pomeriggio o prima di andare a dormire, perché a me la sera mi si prende proprio la fame, ma la fame proprio di dolci. Prendo quello e comunque sono soddisfatta. Aspetto Giordano, so che comunque ha fatto le sue cose, andava a pranzo, da lui il McDonald's, mentre io vi faccio vedere queste cose proteiche, burri d'arachidi, lui intanto ci sta facendo un bel paninazzo, sicuramente il Crispy McBacon, buonissimo raga, buonissimo. Però vabbè, allontaniamo questo pensiero, perché oggi è solo lunedì e lo sgarro ce l'avrò o sabato o domenica, ora vediamo. E niente, ci aggiorniamo dopo quando magari Giordano ritorna, così vi spiega. Allora, mi sono spostata qui in camera da letto, mi sono messa qui, ho acceso il PC, così intanto mi monto il video. Qui con me ci sta Aaron. Ciao Aaron, ciao, saluta, saluta, ciao, ciao. Mi sono portata anche qui l'acqua che mi costringo a bere. Devo dire che sono 2 settimane o poco più che riesco a bere 2 litri al giorno. E niente raga, io mi monto intanto questo video, così mi tengo da fare, perché sennò poi mi annoio. E niente, a dopo. Oh, eccoci qua, c'è Giordano. Devo dire la verità, Giordano è venuto alle 3 e sono le 7 di sera. Non ho ripreso praticamente nulla fino adesso, perché
ho montato il video, stiamo a 17 minuti e ancora vi devo far parlare con Giordano. Per fortuna lui non ha ripreso niente, perciò risetto quello che ho detto, magari lui, vabbè, pare a voi che si metteva a dire qualche cosa. Comunque adesso ve lo passo. Ciao amici, purtroppo non ho ripreso niente prima e dopo non ci vedevo niente che mi hanno messo le gocce. Comunque niente, c'ho una piccola infezione, una stupidata che si cura con le goccette. Semplice, semplice. E poi fra qualche mese farò un'altra visita per verificare che l'esito sia positivo. Tutto qui. Per il resto una cannonata, sto una bomba. Perciò tutto bene quel che finisce bene? Esatto, esatto. Quindi regà, tutto bene quel che finisce bene. Eh sì, sono contenta. E speriamo che anche domani sia l'esito positivo, insomma. Perché domani pure mi devono fare una visita dall'endocrinologo e mi deve sistemare una pratica. Mm-hmm. E se tutto va bene, con due pasticchette ho risorto, speriamo. Speriamo che non sia qualcosa di più grave. Però non vi voglio annoiare queste cose, via. Noi vi salutiamo, concludo qui questo video, così vado a montare quest'ultima parte. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, spero che anch'io nelle mie cose ve l'ho tenuta. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che forse sarà domani, ma non domani dalla pubblicazione di questo video. L'indomani ancora. Sì, cerchiamo di mettere un giorno sì, un giorno no, ogni due giorni i video. E niente, noi vi mandiamo un grosso bacio. Ciao!